Sindaco, cosa è successo questa mattina con gli immigrati lì nella tendopoli di San Ferdinando? Quanto è accaduto stamattina l'ho sintetizzato nel comunicato che ho diffuso alla stampa, cioè i migranti hanno rifiutato i pasti che sarebbero stati somministrati da lì a poco dalla protezione civile che era presente con le cucine da campo. Nei giorni passati noi abbiamo verificato una situazione di grave indigenza nel campo della tendopoli. Per questo ci eravamo prodigati per sollecitare anche l'intervento della regione, della protezione civile per alleviare questa condizione, diciamo, di disagio dei migranti. Una richiesta che era stata subito accolta anche dall'assessore Spirlì, il vicepresidente, che ha subito attivato la presenza della protezione civile. Stamattina eravamo lì insieme con tutti gli altri operatori delle associazioni di volontariato e c'è stata questa reazione inattesa, inaspettata, francamente incomprensibile dapprima da parte di alcuni facinorosi, mentre che avrebbero dovuto essere in qualche modo neutralizzati o circoscritti dalla reazione della maggioranza, ma così non è stato. E si è trattato di un episodio tristissimo, insomma, che ci deve naturalmente far riflettere sulla realtà della tendopoli, perché insomma, c'è da trarre sicuramente una lezione da quanto è anche avvenuto. Probabilmente sono stati tratti in errore dagli articoli che ci sono stati nei giorni passati sulla Gazzetta, quando l'assessore Gallo annunciava la possibilità di spendere 2 milioni di euro per interventi socio-sanitari nella tendopoli di San Ferdinando e nella Sibaritide, per cui stamattina rifiutavano i pasti chiedendo invece di poter ricevere i soldi che erano stati annunciati dall'assessore. Tutto questo, mentre non è così, insomma, noi ci eravamo prodigati per superare questa situazione di emergenza perché naturalmente gli ospiti in qualche modo non devono uscire dalla tendopoli perché bisogna fare di tutto per evitare anche i contagi, in ogni caso per dare sollievo alle loro condizioni di indigenza. E tutto questo invece ha portato ad una reazione francamente Ecco, inattesa. sindaco, ecco, ma sono controllati questi immigrati? Sono controllati da chi? Ma certo, c'è un'associazione, c'è l'Exodus, che naturalmente vigila sul campo e gestisce il campo, gestisce la tendopoli. Ma insomma, la riflessione che bisogna fare, penso, insomma, avremo modo magari di riflettere ancora di più quando gli animi saranno anche un pochino più sereni, capire che la tendopoli che sopravvive all'emergenza. Questo ormai succede da anni, evidentemente non è il luogo della crescita e della consapevolezza, anzi, insomma, è un luogo in cui poi si possono innescare dinamiche che non si riesce né a gestire, né a controllare, né a indirizzare nel senso di una tranquilla e produttiva anche crescita civile. Spirlì parlava anche nei giorni scorsi della presenza dell'esercito. Ecco, a questo lei cosa dice? No, ma non è necessario, non era presenza dell'esercito per fare in modo che i migranti possano avere naturalmente tutte quelle condizioni per impedire che si allontanino dalla tendopoli, che possono essere. Ma non è necessario l'esercito per fare questo, ecco perché noi ci siamo mossi perché avessero tutti la possibilità di nutrirsi e di superare
questo momento emergenziale. Poi la questione sarebbe stata affrontata naturalmente nella sua complessità con una soluzione molto più articolata, molto più distribuita pure nel tempo. Non penso che ci sia la necessità dell'esercito, insomma, per gestire una situazione di questo tipo.